Hello, hello, eccoci nell'oscurità più totale e nell'era del buio anche per quanto riguarda la connessione, perché stiamo ancora purtroppo portando avanti la serie Dying Light come registrazione non live, anche perché al momento sono le 2 di notte e quindi si va avanti così, si va avanti come si può e mi piaceva un attimino creare un'atmosfera un po' più horror per il sottoscritto e spero che potete vedermi comunque i flash del gioco almeno in parte e sarebbe già great e niente, sono contentissimo di giocare a questo gioco, io lo amo totalmente e se ci fosse l'unica cosa una mod per migliorare un po' l'interfaccia sarebbe veramente perfetto. Correre in giro. Stai con quelli della torre, non è vero? Potresti darmi una mano? Si tratta di una cosa che farei io stesso, ma sono giorni che non mangio e non dormo. Sono esausto. Che genere di aiuto ti serve? Devo portare medicinali a dei malati. Ho bisogno di mangiare e dormire prima di andare, ma le medicine si guasteranno se non le consegno. Bisogna fare in fretta. Pensate a questo. Allora, vediamo di fare la quest dell'uomo mascherato. Trova l'uomo mascherato e parli. Ah, beh, lontanuccio il ragazzo, eh? Martello da 77. Ascia da 101, pistola, vabbè, sappiamo i danni che fa. E poi mazza da baseball. Proprio per i piccoli, insomma, ecco. Cassa? Serio? Dove sta? Andiamoci, dai. Prima faremo arrivarci. Caduto adesso. Prendi questo. E tu prendi questo. Ma quello? Fatta.
Apriamo. Metà e metà abbiamo fatto, dai. Ah, è morta? Ma che faccio? Devi per forza scoppiare la testa quando muoio, no? Progetto elettroaffettatrice. Molto figo, cioè, quindi in ogni playthrough ognuno ha la sua esperienza, diciamo, ecco. Cioè, chi troverà l'elettroaffettatrice come me, ovviamente sarà più potente. Yala! Oh merda. Scusa, usiamo armi decenti perché veramente se no. Va bene, ragazzi, adesso bisogna andare però a fare la missione. C'è un po' di strada. Scusate, veramente. Vado bene. Questa si proprio aspettava questo, eh. Ovvero? Fai 10 livelli di agilità, praticamente questa cifra. C prima di atterrare per ridurre il danno a caduta. Oppure il liberamento al mordicamento più rapido. Diciamo la capriola sarà utile, dai. Forza! Sì, cazzo. Picchia terra. No. Pestata, eccolo! Nici, nemici a terra con la pestata sulla testa. No, è bellissima. Robustezza 2. Vita max alzata oppure sì, direi quello.
Sì. Secondo me sì. Cioè, non è un'abilità della vita, però potrebbe tornare utile, insomma, ecco. Bella! Bella, bella abilità, altro che... Non frega un cazzo. Sono mascherato qua? Spago trovato. Qualcosa qua. Si entra dal tetto o... Occhio, c'è una bombola. Fuck. Apriamo. Inventario pieno. Si può prendere. Bello come una serratura normale ci può mettere, non in difficoltà, ma... Shuriken Premium. Visite, non doveva sabotare l'ingresso del villaggio dei pescatori. Di che parli? Non è stato Shakur, è stato l'uomo mascherato. Sei tu l'uomo mascherato? Io? Sei pazzo, come puoi pensarlo? Perché indossi una maschera antigas. Sei stato ingannato, amico mio. Il sabotatore è un impostore che vuole farsi passare per me. Così poi tu ti arrabbi con Shakur. Ma Shakur sa chi è. Shakur l'ha visto senza maschera. Dicendo che hai visto qualcuno vestito come te? L'ho osservato da dietro le rocce. Lui non ha visto Shakur, ma Shakur ha visto lui.
Allora Shakur farebbe meglio a dirmi chi è. No. Mia informazione è troppo preziosa. Se vuoi sapere cosa sa Shakur, prima fai una cosa per me. Poi ti dico. Non stiamo trattando Shakur. Certo che no. Shakur dice a te cosa fare e tu devi obbedire. Obbedire a Shakur. E che vuole di preciso Shakur? C'è un lago vicino. La mia borsa del tesoro è caduta dalla barca e si è persa in acqua. Devi essere come un pesce e portarmela. Vai, veloce! Così. Senza dire un cazzo. Sono in zombie acquosi. Passiamo dei nuotatori mostruosi. Minchia. Tocca tornare su. Per fortuna non è come Sinking City che devi fare un favore per un favore di un favore, facendo un favore, dando un favore, ricevendo un favore. E allora fare la missione originale. Superstite è morto, cazzi suoi. Prossima volta vive. Remo e borsa. Bella prova. Ho la tua borsa. Che non te la sei presa tu? Shakur non sa nuotare. Non sa nuotare. È un imbecille. Ti dice chi è l'impostore. Va bene. Shakur, dimmi cosa hai visto. Primo, l'impostore esce di nascosto da villaggio, molto silenzioso, come super spia. Poi indossa maschera. Poi torna di nascosto a cancello, ma molto rumoroso, così guardia lo vede. Poi rompe serratura e scappa. L'hai riconosciuto? Sembrava pazzo, non come Shakur. Ma sai chi è? Certo, uno dei pescatori, quello travestito da Shakur. Va bene, vedrò di scovarlo. A proposito, Shakur, che c'è nella borsa? Mia aria, mia preziosa aria pulita. Ah, ora posso respirare. Ma che cosa? Dentro la borsa c'è l'aria. Parla con la guardia. C'è un rifugio qua. Dai, andiamo a eliminare tutti i nemici al rifugio qua.
Ma dove va? Ah, l'hai sentito, eh? Vabbè, sti cazzi, avete rotto il cazzo? Sei furbo allora, eh? Tutti? Oh, auto della polizia. Coglione. Piace il danno? Ci siamo. Molto benissimo. È il momento di divertirci ad aprire un po' le cose qua. Questa è aperta. Questa è aperta.
rischiato, eh? Morto. Mangia sto cazzo. Troppi però, no? Ma esplode? Ma quello esplosivo? A parte scherzi. Non è quello esplosivo, vero? Ups, mi è partita l'ash. Che sega sti runner di merda. Va giù. And stay down. Chi è mo? Guarda chi c'è. Il mio esplode. È il mio preferito nettamente. Ancora. Esplode. No. Morto, lo sapevo che finiva così. Mannaggia. Dicevamo. Eccolo, parte. Che facciamo, eh? Scassi, non è facile prevedere una qualche cosa, eh. Kit di pronto soccorso per due. Ottimo veramente. Donk. Fa male, vero? Oh, ho tirato il martello. Martello prezioso poi, eh. Era tuo cazzo. Che cazzo. Uccidendo con me stesso scosso.
Ok, questo era tosto, lo confermo. Cos'è? Paramilitare? Quanti sono? Oh cazzo, c'è lo sputatore? Va bene ragazzi, è il momento però di fare sul serio. Andiamo a missione, dai. Bellissimo posto, però ora basta. Aprire. Due. Era lui. Quante persone hanno le chiavi per il cancello? Poche. Dom, Gursel o Musa? Grazie. Gas. Cosa posso fare per te qui? Hai sabotato il cancello, Gursel. Hai lasciato entrare gli infetti nel villaggio. Io? È stato il pazzo mascherato. La guardia l'ha visto. Qualcun altro ha visto te. Chi? Dov'è? Fammi vedere. E poi c'è la maschera che ho trovato nella tua capanna. Bam 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 bam. Sì, beh, che altro potevo fare? Il villaggio non voleva pagare Raiz e lui stava diventando impaziente. Ti ha mandato per questo, no? E quindi hai permesso un attacco alla tua gente. Dovevo convincerli che hanno bisogno della protezione di Raiz. E ha funzionato, quindi che te ne importa? Ora Musa vuole sparare all'uomo mascherato. È un problema? Fai in modo che non accada, o dovrei spiegare a tutti come mai hai fatto entrare gli infetti. Va bene, parlerò a Musa e alla guardia. Secondo me un bel sistema di scelte morali ci stava bene. Qua. C'era in tutto il gioco interno, chiaramente. Ci stava, sì. Funzionava bene. Mascherato non vi creerà più problemi. Mi stai dicendo che gli hai sparato? Non era necessario. Dopo quello che ha fatto. Che ti piaccia o meno, ammazzare gente continua a non essere una bella cosa. E se non sei d'accordo, io e te avremo dei problemi. Ehi, tranquillo, ero arrabbiato. Ma non ho mai fatto del male a nessuno. Grazie per l'aiuto. Yo!
Terzo prelievo, ora tracco dei traghetti. Andiamo. Vabbè, quando non è imbecille. Ha pure preso fuoco, poveraccio. Se non moriva così era proprio imbattibile questo zombie. E che cazzo? Vorranno qualche favore, sicuro. Hai una porta, amico? Sì, hai una porta. Non prendertela con me, non l'ho deciso io. Devo pur campare. Anche noi dobbiamo campare. Thais aveva promesso di proteggerci, ma finora ha solo preso i nostri soldi. Dov'è la protezione, eh? Da lui riceviamo solo minacce. Non rendere le cose più difficili di quanto non siano. Devo proprio dirti quanto sarebbe facile bruciare questo posticino. Fanculo. Siete dei maledetti mostri. Tutti i soldi sono in quella sacca. Prendila e vai al diavolo. So che non te ne frega niente, ma sappi che non lo faccio con piacere. Preferirei aiutarti. Già, ma comportarti così è una roba, no? Karim, ho effettuato il ritiro all'attracco dei traghetti. E ora sono sicuro che finirò all'interno. Macellaio pazzo. Sono salito di livello o no? Che fa? Ti vanno a fare? Ma che voce c'ha? Garza si prende. Sexy. Questo si prende. Progetto liquido infiammabile. Ah, ma sì, qui in realtà ci eravamo stati. Sono Neil Fallon, un giornalista della rivista Affari Internazionali. So chi sei. Sul serio? Come diavolo sei entrato? Non era così difficile durante i primi giorni della quarantena. Quando hanno messo Suleiman a capo era chiaro come sarebbero andate le cose. Così hai deciso di rimanere. A dire il vero vorrei andarmene, ma non so assolutamente come fare. Sono stato in altre città in isolamento. Di solito c'era qualcuno da corrompere. Non qui. Non posso farti uscire dal run. Non penso sia possibile. No, certo. Sto documentando gli eventi di questo posto praticamente dall'inizio. Ho intervistato centinaia di... persone che non ci sono più. Suleiman ha molto di cui rispondere. Il mondo deve sapere cosa è successo e... Senti, sono abbastanza disperato. Ho perso il mio lavoro, tutto. Ero barricato in un internet point quando è arrivata una folla di infetti. Me la sono cavata senza un morso, ma ho lasciato lì la mia borsa. È tutto dentro la borsa? Quasi tutto. Mi inseguivano. Ho dovuto lasciare la macchina fotografica in auto. Guarda, so di chiederti anche se li recuperassi, non sapresti comunque come andare. Amico, senza il mio lavoro, non ho motivo di andare. Quel posto è in una brutta zona. Ci penserò, ma non ti prometto niente. Presa questo.
apro la mappa, si vede anche l'ora, spero, sì. Sì, 17:43. Allora. Allora. Torniamo indietro, dai. Ascolta, smetti di lamentarti, sei ridicolo. Non fa una piega questo uomo. Aveva solo questa storia da raccontarci, basta, assurdo. Impossibile vedere i commenti. Sono a metà strada. Va bene, senti, devi fare una deviazione. Perché? Abbiamo perso i contatti con una nostra pattuglia nei pressi del mercato. Ed è un mio problema. Adesso lo è. Trovali, altrimenti non farti più vedere. Altra rottura di coglioni, ottimo. Quando è iniziata questa storia degli zombie ho pensato, cazzo che menata,
Pensavo che Raiz potesse fare al caso mio. Così ho iniziato a frequentare la sua banda. Ma tutto è andato storto. E ti hanno sbattuto per strada con le manine. Questo è quello che dice lui. Comunque ho pensato di provare alla torre. Perciò questo è il patto, caro connazionale. Tu mi porti alla torre d'avorio e io ti procuro qualcosa che in questo posto in culo ai lupi se la sogno. Ok, cambiamoci nome. Sì, Nick, questo è di nuovo in gioco. Eccellente, non te ne pentirai. Ora, prima di andare alla torre, credo di aver trovato la vostra pattuglia. Qualcosa l'ha fatta a pezzi. Perquisisci i cadaveri. Dovresti trovare una piccola busta con dentro un progetto. Non danneggiarla. Quella busta è dannatamente importante per noi. Hai trovato la busta? Non ancora, dammi un secondo. Oh, merda! Sparano addosso? Che cazzo succede? No, ma che cazzo? Porco Dio. Porca madonna. Sta facendo fuori, ragazzi. Ripeto, si sta facendo fuori. Ah, pure. Raga, ma questo è bruttissimo, veramente. Notte, vero? Sì, praticamente sì. Benissimo. Quindi noi stiamo azzerando praticamente l'exp di le missioni.
Non modo. Ora di cosa sono morto? Ma mannaggia la Madonna. Sprecato due Molotov. Brutto, eh? Brutto, 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 brutto. La Madonna, la Madonna. Non dice di uccidere il tizio, ovviamente. Ma di prendere una busta. Questo l'abbiamo capito, però. Ma l'ho già girato! Ma è morto? Ma è morto quel pezzo di merda? Ma che è successo? Come ha fatto a morire? Si è ucciso da solo? Sacco di merda!
Io non so come quell'omino sia terminato, però va bene così. Ecco la fottuta lettera di merda. D'accordo, ce l'ho. Molto bene, portamela subito qui. Hai fatto un gran bel lavoro. Ma minchia, per qualcuno che... cioè, se tutti quelli che chiedono l'antigen devono fare queste robe... Ancora sto aspettando il momento che usciranno zombie dall'armadio, sarò felice. Coglione. Ormai giriamo come King della notte, veramente, senza problemi, eh. Bene. Spero che stiamo facendo un botto di punti abilità. Ce l'ho. Ora devi darmi ciò che mi avevi promesso. Due casse di antesi. Scordatelo.
La tua lealtà alla torre è solo obbedienza cieca, Crane. Sei un vigliacco sottomesso a un falso potere. Segui le loro regole senza riflettere, così come segui le mie. Sei solo un fedele cagnolino. Avevamo un patto. La tua gente ha bisogno dell'antizen, credo, ora più che mai. Ma chi segue le regole stabilite da altri non è un vero uomo. Prendi. Puoi avere queste e basta. Me ne avevi promesse due casse, queste sono cinque fiale. Se ne vuoi altre potrai guadagnarle. L'atleta Scorpion, Jade Aldemir, è una dei vostri. Portamela. Ho un'arena dove gli uomini combattono per divertirmi. Scorpion deve lottare nella mia arena. Voglio scoprire quanto può durare una come lei prima di spezzarsi. Cosa? Io... No, scorda. Non posso farlo. Non c'è convinzione nella tua voce, Crane. È evidente che non hai ancora deciso cosa fare. Sarai un cagnolino e aiuterai gli abitanti della torre. Ti comporterai da uomo e salverai la ragazza. Vai, vai a pensarci. Pezzo di merda. Sopravvivenza. Sei più abile con le riparazioni? Aggiusta tutto, sei più abile con le riparazioni. Ripara un'arma, spesso non userà un metodo di riparazione di armi, assolutamente questo. Agilità dovremmo avere tanto comunque. Insomma, pensavo di più. I nostri treni per chiamare il Gre. Questo deve essere per forza questo. Sono Crane. Parla. Ho interrotto la collaborazione con Reis. Voleva che rapissi Jade Aldemir e che gliela portassi. Così l'avrebbe fatta combattere nella sua fottuta arena. Sì? E allora? Tutto qua? Cosa vuol dire tutto qua? Non sono un trafficante di esseri umani. Stai dimenticando l'importanza di quel file. Di organizzazioni umanitarie segrete. E poi, visto che questo famoso file può salvare il mondo, perché volete tenerlo segreto? Non ti paghiamo per disobbedire agli ordini, Crane. Fa il tuo lavoro. Fottiti, testa di cazzo. È il momento di liberarsi dal gioco dei merdosi. Oh. Bella la pala. Però col coltello non si può vedere veramente.
Procurare un oggetto nuovo. Chiave di Ben Franklin. Proviamo. Parla che arriva a 69, ti piace. Vediamo, no? Eccola, bella. Wow. Il problema è che il signore è ancora vivo, il signorino. Io? Va a morire o no? Beh, almeno si è spento. Sono Crane, sei in ascolto? Brecken, mi ricevi? Jade, sono Crane, mi ricevi? Crane, quanto antigen ti sei procurato? Ecco, Raiz voleva... Beh, ci ha fregati. Mi ha dato appena 5 fiate. Cosa? Maledizione. Ci basteranno per andare avanti giusto qualche giorno. Ascoltami, Crane. Abbiamo un problema al 18° piano. Torna qui più in fretta che puoi e porta tutto l'antigen che hai. Subito alla torre quel poco di antizen. Hai l'antizen? Dammelo. Che è successo? Una persona si è trasformata e ne ha intrappolate altre due. Avremmo potuto isolare l'appartamento, ma Brecken ha cercato di salvare quanta più gente possibile. È andata male. Qualcuno ha dovuto prendere una decisione. Abbiamo perso tutto il piano, compresi... compresi due bambini. Vai a parlare con Brecken. Io porto il medicinale a Lena. Ci informano dell'arrivo dei rifornimenti di antigen. Ora si sono fermati. C'erano dei bambini! Gruppo K. Lena è intervenuta, forse il capo dovrebbe essere lei. Cazzo, Cray! Io non sono qui. Sono un fottuto istruttore di parkour! Allora, sei stato tu. Tu hai insegnato a queste persone a correre e a sopravvivere. Ma tu sai che cosa avevo in tasca quando sono arrivato ad Arran? Un mucchio di dannati biglietti da visita. Speravo di trovare un po' di allievi. Così avrei messo qualche soldo da parte e mi sarei comprato casa. Avrei smesso di vivere in un buco in affitto. Ho deciso. Andrò a parlare io stesso con Reis. Ehi, aspetta un attimo. Queste persone hanno bisogno di te.
Dammi ancora un po' di tempo. Deve esserci un altro modo. Un modo migliore. Va bene. Aspetterò. Ma non per molto. Finalmente posso fare qualcosa di utile. Con Brecken. Mi è sembrato depresso, volevo. Voglio andare a parlare lui stesso con Raiz. Se lo facesse si impiccherebbe con le sue mani. Forse posso aiutarlo. A impiccarsi può aiutarlo. Bando il tossico multiuso. Ma sì. Piedi di porco e ascia pesante da pompiere, belli. La moncinata, bello. Da qui? Rahim. Rahim, che stai facendo qui? Ehi, Crane. Posso fidarmi di te? Quanto hai bevuto, ragazzino? Posso fidarmi? Sì, sì, certo. Che succede? Vedi quel grattacielo? Gli esploratori hanno trovato un nido di notturni lì dentro. Se lo eliminassimo potremmo svolgere missioni anche di notte. Quindi pensavo che potremmo mettere degli esplosivi e... Oddio mio, ancora con questa idea. Crane, dobbiamo farlo. Fin quando il nido sarà lì non riusciremo a raccogliere antizena a sufficienza. Io dico che ci riusciamo. Siamo un'ottima squadra. Ah! Oh, merda, merda, non lasciarmi, non lasciarmi! Visto? Lo dicevo che siamo un'ottima squadra. Cazzo. Rahim, non abbiamo esplosivi. La cosa che più si avvicina sono i petardi di Spike. E con quelli la tua idea è assolutamente irrealizzabile. Non capisci come mi sento. Posso solo guardare. Me ne sto seduto e osservo quello che succede. Ma non posso fare niente. Non voglio starmene qui ad aspettare la morte, Crane. Se devo lasciarci la pelle, voglio che succeda che mi rendo uno. Cos'è questa? Dovevo andarmene domenica, ma giovedì ci hanno messo in quarantena. Avevo già pronti i bagagli. Io darò un'occhiata in giro. Se troverò qualcosa per realizzare la tua idea, allora... Come ti pare? Dai, però c'ha cuore.
ricevete? Cosa vuoi, Crane? Voglio che riprendiate i lanci di Antizen, almeno vicino alla torre. Quella gente ha bisogno d'aiuto. Li abbiamo mandato ad Arran a cercare il file e non a fare il buon samaritano. O hai riconsiderato la proposta di Raiz? Magari la signorina Aldemir vuole collaborare. Mettila alla prova in una nuova situazione. Prima dateci altro Antizen. Poi parleremo di quello che Raiz vuole che io faccia. Ah, parliamo al plurale adesso. In ogni caso, la tua richiesta non può essere soddisfatta. La situazione al ministero sia un po' complicata. Riprendere i lanci dei rifornimenti adesso sarebbe una mossa politicamente svantaggiosa. Siete proprio dei grandi strozzi. Voi e il vostro fottuto file. Troverò il file, ma prima di restituirvelo me lo studierò per bene. E poi deciderò cosa fare. Oh yes, big scelte. Crane, sono Jade, ricevi. Forte e chiaro, come posso aiutarti? Non so quanto tempo abbiamo, quindi sarò breve. Mi serve il tuo aiuto. Raiz ha trasformato una scuola abbandonata in un deposito. E penso che tenga lì il suo antidote. Potremmo intrufolarci e trovare tutte le medicine che servono alla torre. Ci stai? Va bene, ci sto. Jade, ascolta, se non riusciremo a trovare l'Antizen, dovremo parlare. Di che cosa? Non adesso, Jade. Prima proviamo a svariggiare il magazzino di Ace e vediamo che succede. Perfetto. Va bene, ragazzi. Possiamo staccare qua per questa volta. E ci becchiamo alla prossima. È stato figo. È stato molto figo e... non vedo l'ora di sbloccare talenti nuovi e sarà una figata questa cosa. Grazie per aver seguito questa parte e ciao ciao.